Salve, siamo qui negli uffici di Forward al rientro da questo evento tenutosi a Roma ieri, dove si è parlato di trattamenti nanotecnologici nel settore dei beni culturali. In questo contesto vogliamo ricordare nello specifico il trattamento che è stato eseguito, tra l'altro unico al mondo, che è stato eseguito su alcuni reperti storici risalenti a 280 anni fa. Di reperti ossei umani. È una cosa molto particolare e, come dicevo poc'anzi, unica sia nel genere sia soprattutto nella richiesta che ci è stata avanzata dal professor Della Valle. Questo è un cranio che ci è stato apposta consegnato dal professore, si chiama per noi RC18, è risalente a 280 anni fa nello specifico. Diciamo così, quello che ci è stato richiesto di fare per questo cranio è semplicemente, usiamo il termine semplicemente, un trattamento nanotecnologico, quindi studiato appositamente per lui per proteggerlo dalle contaminazioni e soprattutto per conservarlo dal momento che appena lo tirano fuori, diciamo così, lo tirano fuori dagli scavi, questi reperti ossei hanno un deterioramento naturale. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Anzi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato una formulazione per far sì non solo che venga conservato a livello esterno, ma soprattutto conferirle una durezza di materia, quindi di superficie. In questo caso, grazie all'architetto Anzionici che ci verserà dell'acqua su questa superficie, possiamo vedere come da una parte l'acqua scivoli, quindi non aggredisce la superficie, invece in altre sezioni dove non è stato trattato, l'osso assorbe. Questa è una cosa importantissima perché con questa azione noi proteggiamo proprio l'osso. Ma la cosa importantissima che è stata messa a punto e abbiamo chiaramente delle certificazioni importanti sui risultati, siamo stati capaci di dare durezza a queste lamelle. Queste lamelle sono quelle che per prime si rompono e vanno a perdere un po' l'identità del cranio e quindi gli studi che si possono fare con diciamo così, riconoscimento anche dello stesso cranio, insomma. Quindi riuscire a mantenere tutte le porzioni è una cosa veramente importante e noi, grazie ai nostri trattamenti nanotecnologici che si sono studiati qui in Forward, siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato e quindi possiamo dire che i nostri risultati sono soddisfacenti, siamo felici di aver dato questo contributo, insomma, a tutti quanti e speriamo che quello che abbiamo fatto possa essere di utilizzo per coloro che chiaramente vorranno cimentarsi con noi. Quindi siamo felicissimi che le istituzioni stanno appoggiando le nostre tecnologie per portare avanti lo sviluppo e l'innovazione e anche grazie a loro che riusciamo a fare tanti test, diciamo così, dare tante innovazioni e soprattutto riusciamo a dare tanta informazione. Vi ringrazio e spero se volete, di venire nei nostri uffici per vedere tante altre soluzioni che diamo.